In un mondo dei vini che è estremamente, insomma, legato alla tradizione, questo progetto, al di là dell'aspetto social fantastico, è proprio innovativo. Sì, è una caratteristica di questa marca, cioè Cusumano, nonostante abbia un grandissimo rispetto per la tradizione e per il modo tradizionale di fare il proprio prodotto, è un brand che nel settore del vino ci ha sempre spinto a spostare un filo avanti l'asticella, cercando di innovare attraverso tante cose che abbiamo fatto in questi anni. Le prime campagne fatte per loro sono state dirompenti quando abbiamo fatto dei quadri disegnati con le macchie di vino, poi hanno inserito loro tutta una serie di innovazioni nel prodotto, per esempio hanno inserito i tappi di vetro anni e anni fa, producono con lo proprio studio di architettura dei packaging sempre estremamente curati e innovativi nei materiali. Quest'anno c'era stato dato come input quello di lavorare su un progetto che avesse un'innovazione ancora una volta su qualcosa di molto rilevante, quindi è stata l'occasione per abbinare il prodotto a una tematica sociale estremamente importante, per cui è nato questo che tra l'altro è bellissimo, perché però... bellissimo. Esatto, anche se... è esteticamente molto... a livello di design è bellissimo, no? Il cliente sì, immediatamente quando l'ha vista, presentavano i primi layout dell'idea, si è innamorato proprio della pulizia e della linearità di questa non etichetta, in realtà poi diventa un'etichetta. Praticamente queste quattro strisce che sono il design della bottiglia, in realtà si staccano e ognuno di questi è un test alcolico, per cui lo metti, tocchi... Sì, fai toccare la saliva con ognuno di questi qui e il tempo di reagire nell'arco di 2 minuti ti rilascia un colore che ti dice se hai superato un livello di alcolemicità adeguato oppure se hai bevuto troppo. È meglio che non guidi. Ovviamente tu dici come fai a capire sulla base di cosa. C'è dietro una piccola leggenda in cui il colore ti dice appunto se hai un tasso alcolico troppo alto o meno. Infatti, cioè dico, oltre alla purpose stupenda e al valore anche sociale di questo progetto, viene da dire che ha un'altra valenza, che è stato pensato da un team veramente giovane, sì, no? Io sono la Copy, sono Sara Bottani e abbiamo pensato il progetto insieme a Federica Bellinato e all'art supervisor Francesco Pedrazzini. Come è venuta l'idea? Con tanto studio e duro lavoro e delle menti creative. Non basta, qui c'è un'intuizione. No, beh, c'è stato sicuramente una bellissima intuizione da parte delle ragazze e poi tanto lavoro, tanta costanza, tanta tenacia per riuscire a metterlo in piedi. C'è anche tanto Vicky che ci ha spinto a crederci sempre fino in fondo e alla fine siamo riusciti a capitalizzare, siamo molto felici di presentare finalmente questo bellissimo oggetto. Quindi, ma questa bottiglia poi verrà commercializzata da Cusumano? La prima fase di lancio del progetto prevede una commercializzazione solo attraverso la loro catena di ristoranti in tutto il mondo sui quali punteranno, per cui prevederà una distribuzione attraverso ristorazione. Dopodiché è probabile il progetto venga implementato ulteriormente, ma oggi quello, siccome è un messaggio molto sociale, quindi spesso si beve in un modo fuori controllo quando si è fuori. Il primo step di lancio del progetto è stato previsto che venga fatto nei ristoranti, dove il ristoratore può fare anche da ambassador dell'idea. Tra l'altro, insomma, un'idea che veste appieno anche il nuovo modo di concepire la comunicazione, che deve essere utile, deve appunto avere una purpose. E poi appunto il media qui è il prodotto. Il prodotto tra l'altro è un prodotto straordinario perché è un ottimo vino, un tre bicchieri, un Noah. Ma la cosa straordinaria è che appunto il media è la bottiglia stessa. Quindi... Poi è bello perché in epoca, insomma, di intelligenze artificiali, dati, qui diciamo torniamo proprio ai basic. Sì.
una cosa che si tocca, si usa ed è utile. Esatto, ti dico, la cosa, l'apparente semplicità di questo prodotto in realtà nasconde comunque tutto un lavoro di ricerca che c'è stato dietro per mettere a punto i test, le dimensioni. È prodotto da Cannes? Questo lasciamo decidere alle giurie, non lo so, non è nato con questa intenzione, no. Era la voglia della marca di sviluppare qualcosa che gli desse una rilevanza al di là della qualità del prodotto. Quindi. Complimenti a tutti, veramente una bella idea, grazie. Grazie.